Mister, allora peccato per quegli ultimi due gol finali che hanno reso più rotondo il punteggio, perché alla fine insomma la Lazio se l'è giocata senza mollare nulla. Sì, no, abbiamo sbagliato all'inizio, siamo andati 3-0, abbiamo fatto due regali grandi come una casa e poi abbiamo sofferto, abbiamo recuperato, abbiamo sbagliato dei gol fatti come al solito, sbagliamo dentro la porta, sbagliamo e poi gli ultimi due minuti hanno, se non è, regalato un paio di gol su espulsioni inesistenti, 3-2, quindi sono contento per la prestazione, meno sicuramente per quello che riguarda le conclusioni. Ho preso un paio di gol lontano, non dobbiamo prendere, però diciamo la Florenza è una di quelle che va per la maggiore, la squadra è importante che viva e speriamo sabato di far bene a Roma. Continua comunque il processo di crescita di questa Lazio? Sì, però se viviamo a fare gli stessi errori, sbagliamo delle cose incredibili e questo un po' mi preoccupa, perché in A1 non si possono regalare 2-3 gol a partita, l'abbiamo regalati sicuramente 2-3 oggi in fase di difesa e l'abbiamo sbagliato altrettanto in fase di attacco. Se sommassimi queste due cose forse la partita anche le perdevamo, quindi che devo fare? Quando sono loro in acqua io non posso, più di dire quello che devono fare io non posso. Però ho detto, 1-7 è bugiardo il risultato, perché forse ci sono stati due gol di differenza, era grasso che colava, però purtroppo o 4-5-2 l'hai persa sempre la partita, quindi noi guardiamo a quelle che sono più abbordabili. Grazie mister. Prego. Grazie signore, numero 2 Egitto. Antonio, 1-7 risultato finale, Formiconi poco fa diceva che è un po' bugiardo, perché con qualche disattenzione in meno da parte della Lazio sicuramente sarebbe stato differente. Ma noi a un certo momento abbiamo recuperato la partita giocando molto bene in difesa, stando un po' al ritmo, facendo un po' di pressing, abbiamo quasi recuperato la partita, solo che poi non siamo riusciti a concretizzare in avanti, abbiamo avuto molte occasioni e non abbiamo sfruttato, forse davanti ci abbiamo veramente creduto poco. Qual è la differenza tra la Florenza e la Lazio secondo te? No, per me siamo due squadre che si equivalgono, loro forse hanno qualche individualità di spicco che possono essere stranieri. Noi siamo un gruppo omogeneo, quindi poi le forze in acqua sono quasi le stesse, anche se loro in questo momento in classifica hanno più punti, ma probabilmente hanno dimostrato anche di giocare abbastanza bene, ma noi non è che siamo da meno. Dove può arrivare secondo te questa Lazio, che continua magari a commettere qualche errore, ma c'è sempre, no? Il processo di crescita continua tutto sommato. Sì, io vedo che da parte da un punto di vista del gioco c'è sicuramente una crescita. È indubbio che il nostro punto di forza sicuramente è le partite in casa. E noi dobbiamo, ecco, cercare di fare con le squadre tutte quelle che alla nostra portata, di fare il bottino pieno in casa. Poi quello che viene fuori è sicuramente tutto di guadagnato. Obiettivi è la salvezza in assoluto, la prima cosa. Da lì poi cercare di raggiungere altri obiettivi diventa più semplice. Grazie Antonio. Prego. Grazie.